Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Miss Giulia e questo è un video creazioni. Vi illustro cosa mi hanno commissionato, ho esattamente 4 creazioni da mostrarvi e prima ovviamente di consegnarli ai loro nuovi padroni ci tenevo a registrare questo piccolo video. Vi illustro la prima creazione, già le ho impacchettate tutte in queste bellissime scatoline lilla. Oltre al tag, che poi è questo qui con la scritta thank you, ne ho differenti tag, andrò ovviamente ad aggiungere questo cordoncino in carta, ne ho diverse colorazioni e vi illustro appunto la prima creazione. Sono un paio di orecchini davvero molto semplici in Swarovski ed eccoli qua, sono davvero molto fini ed eleganti, molto semplici, ripeto, ma al tempo stesso davvero molto molto belli. La monachella è in acciaio, fatta in questo modo, già c'è il castone appunto per i rivoli e si apre appunto in questo modo. E poi ho aggiunto questo bellissimo Rivoli Swarovski da 12 mm colorazione Emerald e ovviamente posso realizzarli in tantissimi colori differenti, sempre ovviamente in Swarovski. Questo è l'altro e sono carinissimi. Un attimino che rimetto di nuovo l'orecchino sul cartoncino e questo sono i primi orecchini commissionati. Poi vi illustro la seconda creazione ed eccola qua, qui già ho aggiunto il loghetto con la scritta thank you. Poi ovviamente aggiungerò anche il biglietto da visita. Ho realizzato questo bellissimo bracciale. Sinceramente, non so se lasciarlo sul cartoncino, non mi soddisfa appieno questa opzione qui, questo packaging all'interno per il bracciale, e quindi sicuramente andrò a cambiarlo. Un attimino che vi illustro il bracciale. Eccolo qua, l'ho realizzato con queste perle d'acqua dolce, queste tre perle, davvero molto belle, e poi queste rosse sono delle perle in radice di rubino da 4 mm sfaccettate. La minuteria è tutta in acciaio e qui ho aggiunto anche due segmenti di catena, davvero molto fine e luccicose, infatti si nota, e poi se notate bene la catena è fatta con questa maglia molto sottile e poi ci sono queste piccole perline sempre in acciaio. Un attimino che ve la mostro in dettaglio e poi ovviamente moschettone sempre in acciaio e dall'altra parte stesso discorso, sempre questi due segmenti di catena molto sottili e poi l'estensione di catena e di nuovo una perla di acqua dolce. Davvero molto molto carino, anche in questo caso molto fine ed elegante. Non so se vi ricordate, ma questo bracciale l'avevo realizzato anche per me, l'avevo mostrato in molti video fa e quindi siccome lo indossavo la persona se n'è innamorata e quindi l'ho realizzato proprio identico anche per lei. Adesso devo solo pensare come impacchettare il tutto. Sarebbe carina anche una collanina fatta in questo modo. La devo assolutamente realizzare anche una collanina. Sempre semplice ma molto molto d'effetto. Un'altra commissione ed eccola qui. Questo è un portachiavi, lo tolgo dal cartoncino ed eccolo qua. Mi è stato commissionato questo portachiavi con questa croce è sempre il mio schema. Per chi si fosse perso il tutorial ve lo linko qui nella i di informazione, si chiama Mystic Cross ed è una croce realizzata solo con rocaille e bicono Swarovski da 4 mm. È davvero molto 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 compatta e rigida. Non so se rende in videocamera, ma vi assicuro che è davvero compatta. Questo schema è adattissimo sia per realizzare dei portachiavi come in questo caso, ma anche per realizzare delle collane sia corte e sia anche quelle lunghe, fatte anche all'uncinetto oppure con la catena rosario. Davvero molto molto carina, ma non perché l'ho realizzata io, ma perché è bella compatta. I lavori mi piacciono belli, compatti e strutturati. E poi anche lei è tutta un luccichio con questi bicono Swarovski jet. Davvero molto molto bella. Poi ho aggiunto due anellini in acciaio, questo centrale invece è un anellino da 12 mm in alluminio, effetto diamantato, e poi ho aggiunto questo cerchietto di portachiavi sempre in acciaio preso dalla pallina,
poi di nuovo anellino in acciaio e poi il moschettone sempre in acciaio preso dalla pallina. Il moschettone lo trovo davvero molto utile per i portachiavi e adesso vi spiego anche il perché. Lo trovo utile sia per i maschi sia per le femmine, perché per noi donne avere un moschettone vicino al portachiavi possiamo agganciare questo moschettone all'interno della borsa in modo da non stare ore e ore lì a ravanare per trovare le chiavi. Invece, per quanto riguarda i maschi, possono agganciare questo moschettone vicino ai passant, quelli del pantalone, dove si inserisce anche la cintura per intenderci. Quindi io tendo sempre a mettere un moschettone abbastanza grande per quanto riguarda i portachiavi. Quindi è un consiglio che do anche alle altre creative: aggiungere sempre un piccolo, cioè un moschettone adatto per agganciarlo un po' ovunque. Questo è da 25 mm, quindi è bello, bello grande per poter fare appunto quell'uso lì. Vi mostro anche in dettaglio la croce, e con questo modulo della croce ho realizzato anche un anello. Per chi si fosse perso anche quel tutorial lì, ve lo linko sempre qui nella i di informazione, ma anche in descrizione. Si chiama anello fiocco, con appunto due moduli di questa croce. Davvero molto versatile. Per chi volesse riprodurre sia la croce e sia l'anello fiocco, vi lascio in descrizione tutti i link. L'ultima commissione per oggi, ed eccola qua, ho realizzato un paio di orecchini sempre in Swarovski, ed eccoli qui. Davvero molto semplici nella loro esecuzione, ma il risultato è favoloso e strabiliante. Ho aggiunto due perni in ottone radiato con lo chaton Swarovski da 8 mm. Poi altri due chaton da 8 mm, sempre in colorazione fucsia, li ho incastonati al peyote, e poi ho aggiunto questa bellissima goccia 18x20 mm in colorazione amethyst, che è uno spettacolo, sempre incastonata al peyote. Poi tra le due incastonature ho collegato il tutto con Rocaille 150, questo bicono colorazione Padarasca. Ve lo illustro anche sul retro. Un attimino, eccolo qua. Queste sono le incastonature sul retro. Ho cercato di chiudere tantissimo l'incastonatura sia della goccia ma anche dello chaton, e questo è appunto il risultato. Poi ho semplicemente decorato con dei picot e delle perline qui laterali. Invece, per quanto riguarda lo chaton, ho aggiunto solo picot. E proprio all'interno del picot ho inserito l'anellino e poi ovviamente il perno, e questo è il risultato. Io l'adoro. È semplice, come dicevo prima, nell'esecuzione, ma all'orecchio è strabiliante. Un attimino che, ecco qua, li riaggiusto, e questi sono appunto gli orecchini realizzati in Swarovski. Questo piccolo design con lo chaton e la goccina l'ho inserito anche nella collana Queen. Per chi si fosse perso la visione della collana Queen, vi linko adesso una foto. Come avete visto, questo design l'ho inserito nella parte destra e sinistra della collana in modo da avere un collarino con questi pendenti tutti luccicosi. Infatti la collana Queen è interamente realizzata in Swarovski, quindi davvero è stratosferica, è tutta un luccichio luccichio. Se gli orecchini sono estremamente luccicosi, la collana Queen la si può guardare soltanto con un paio di occhiali da sole, talmente che è luccicosa. Comunque io l'adoro, è la mia prima collana realizzata interamente in Swarovski. Poi ne ho realizzate altre, come saprete, ma quella è stata proprio la prima che ho realizzato fatta in quel modo col collarino. Queste erano le quattro creazioni commissionate per oggi. Non so se aggiungere altri clip a questo filmato, se caricarlo appunto così. Io al momento vi ringrazio per aver visto questo video. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!